Fabio Trimigno, dopo l'attacco omofobo che ha subito sul lungomare di Manfredonia, si è rifugiato nella sua casa di campagna a Macchia. Ci racconti che cosa è successo? Allora, martedì 18 passeggiavo sul lungomare di Manfredonia all'altezza del LUC, il laboratorio urbano culturale, che costeggia poi diciamo l'antico torrione che sorregge Piazza Mercato, Piazzetta Mercato, che è una sorta di veranda che si affaccia sul mare. Per raggiungere la mia autovettura e tornare a casa, quindi erano le 8:30 circa, e mi arriva, nel momento in cui prendo il cellulare per chiamare Roberto, il mio compagno, mi arriva una bottiglia di vetro di birra vuota dall'alto, che mi sfiora il naso, cioè proprio all'altezza del naso così, ma in una velocità e anche con violenza, quindi mi rendo conto che era stata lanciata, anche perché io ero al bordo del marciapiede, quindi sicuramente non cadeva così la bottiglia accidentalmente, no? Da un muretto, ma cadeva proprio a 45 gradi, proprio a prendermi come bersaglio. Ok, io rimango, così alzo la testa per capire un po', e ovviamente vedo dei ragazzi da 17, 18, 19 anni, insomma, che chi fumava, poi con le mascherine, chi beveva, ragazze anche, ma al seguito del primo lancio, perché non sono state, cioè sono state più di una bottiglia, sento diciamo una sorta di scimmiottamento al mio nome. E questa cosa ovviamente non è che ci sono state come dire degli insulti omofobi, e subito chiamo il 113, mi identifico, racconto l'accaduto e sottolineo che sicuramente è fatta apposta, cioè su di me, perché io sento il mio nome, cioè sento Fabio, cioè così proprio, quindi mi rendo conto che è una cosa grave. Adesso tu aspetti che venga fatta giustizia. Sì, ovviamente giustizia, ma che questo esempio anche diciamo sia trasformare una cosa negativa in positiva, cioè nel senso che io spero che questo esempio porti a fare anche un po' di scuola nella propria famiglia, cioè a capire che la gente deve essere rispettata per quella che è, a prescindere dall'orientamento sessuale, insomma.